In occasione della giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, quale garante ho voluto dar voce ai ragazzi. Ascoltiamo i loro contributi, facciamo sì che le loro idee, il loro pensiero, le loro valutazioni possano infondere in noi, il mondo degli adulti, delle soluzioni possibili. Ecco, ascoltiamo realmente loro e diamo fiducia a quelli che saranno il futuro di domani. Ascoltiamoli. È sicuramente difficile e sicuramente siamo tutti sotto stress, sotto pressione. Il discorso che fanno i professori è: tanto state a casa, lo potete fare. Il fatto è che casa è il posto in cui praticamente ci riposiamo. Sì, studiamo anche, però ecco, è il posto più comodo e più tranquillo che abbiamo. Forse io personalmente ci stavo 3-4 ore in casa, il tempo di studiare, e poi andavo in giro, di qualunque cosa si trattasse, sport, scuola, sempre fuori. E chiaramente starci 24 ore su 24 è un bel cambiamento, un grosso cambiamento. Quindi è sicuramente una situazione difficile, siamo tutti sotto stress. Ovviamente questa cosa vale per noi studenti come per i professori, perché comunque abbiamo dei professori che sono, come dire, vecchio stampo. Già il fatto di star parlare davanti a una telecamera, come sto facendo io adesso, per loro è sicuramente più difficile rispetto al fatto di parlare davanti a una platea, davanti a degli alunni. Ed è sicuramente più difficile. Forse una cosa positiva è che magari quando ne usciremo vorremmo tutti quanti più bene a tutto e sicuramente saremo più coscienti di quello che faremo. La mia richiesta sarebbe anche quella, magari, di introdurre delle lezioni di un quarto d'ora, di 20 minuti anche, in cui i professori potrebbero parlare con gli alunni non di scuola, non nell'ambito scolastico, ma nell'ambito personale, chiedendo agli studenti stessi come stanno, come si trovano con la diretta a distanza, cosa bisogna cambiare, cosa no, cosa non va a loro, cosa non va ai professori. Quindi uno scambio reciproco che sicuramente porterebbe a un miglioramento per lo studente, perché si sentirebbe apprezzato dal professore stesso. Credo che la didattica a distanza in questo specifico momento della nostra vita sia un tassello fondamentale, anche perché con la corretta applicazione delle regole disposte dai vari decreti si possa finalmente, o si spera, di portare il contagio a un numero talmente basso e di sconfiggere del tutto il Covid-19. Tornare a scuola come si faceva un po' di tempo fa e riavere di fronte i nostri professori, riuscirci ad avere un dialogo non più tramite un computer o una telecamera, ma proprio da persona a persona. Mi sto consumando, mi sento indebolita e stanca. Stanca forse perché non faccio altro che restare chiusa in queste quattro mura da più di 2 mesi ormai. Mi sento fragile e delicata, ma a volte la rabbia si diffonde in tutto il mio corpo e alla fine scendono lacrime dal mio viso per il troppo sfogo. Mi sento come un animale in cattività e forse è dovuto al fatto che non sfioro un essere umano da un periodo di tempo assai lungo, esageratamente lungo. Oltre ovviamente a vedere ogni giorno le stesse facce dei membri della famiglia. Fino ad adesso non ho incontrato nessuno. Non ho neanche avuto la possibilità di poter assaporare la primavera, che con il suo profumo e la sua leggerezza riesce a far sbocciare i fiori e riempie i prati di alberi magnificamente colorati. In realtà questa è tutta un'immaginazione della mia mente. Non mi sento effettivamente così. Forse sono stata troppo influenzata dalla maggior parte delle persone che si lamentano di questo brutto periodo, ma a dirla tutta non provo le loro stesse emozioni. Sì, certo, a volte ci sono momenti in cui sento il bisogno di sfogarmi, oppure mi sento triste o arrabbiata, ma tutto sommato sto vivendo questi mesi in piena tranquillità. La DAD non mette tutti gli alunni sulla stessa barca, anzi, spesso è motivo di esclusione, in quanto alcuni alunni sono sprovvisti di mezzi tecnologici adeguati.
Spesso si crea molta confusione con i prof nel capire tutto e seguire bene la lezione, dato che da casa è molto più semplice distrarsi. Ma la cosa che mi fa veramente stare male non è non riuscire a fare un esercizio oppure non capire bene una parte di lezione, ma mi manca proprio il contatto col mondo esterno. Tante volte entravo in classe magari un po' alterata, ma c'erano sempre i miei compagni che con un sorriso o una battuta mi tiravano sul morale. Adesso invece nulla, degli adolescenti che stanno 6 ore al computer come zombie, ma mi rendo conto che questa sia l'unica soluzione per la nostra sicurezza e per il nostro futuro. La mia più grande paura è che questa situazione possa risolversi in troppo tempo, anni che nessuno mi guiderà più indietro. È come se il virus mi stesse rubando l'adolescenza, dei momenti che non potrò più rivivere, momenti anche della scuola. Noi tutti ci lamentiamo, che noi giovani ci lamentiamo della scuola, che studiamo tanto, ma in realtà a me manca, perché fa parte della crescita dell'essere umano. Io sento di perdere dei momenti importanti per la mia crescita, e non sentire il contatto con le altre persone è disumano. Noi siamo fatti per vivere in branchi. Stiamo perdendo gran parte della nostra vita sociale, e siamo molto dispiaciuti perché sì, rimaniamo bloccati dentro casa e non possiamo uscire, non possiamo socializzare, e non possiamo abbracciarci, baciarci, eccetera, eccetera. E niente, spero finisca più presto questa pandemia. Mai si riflette sul fatto che in realtà lo strumento più efficace per dominare la gente al giorno d'oggi, in questo panorama pandemico, sia non la legge, ma il senso di colpa. E questo si costruisce in realtà attorno al sovvertimento della legge. Io sento questo enorme peso del senso di colpa. La legge dovrebbe permetterci di sapere a priori e di conoscere quando un comportamento sia giusto o erroneo a priori. Però questo si può raggiungere solo tramite la chiarezza. Invece, quando c'è confusione, nulla predomina, fuorché il senso di colpa. Perché ogni soggetto si sente in difetto, ed io stesso mi sento in difetto. Quando esco, quando devo raggiungere magari le persone a cui tengo e che sono troppo distanti. E attualmente domina anche la presunzione di infettività, perché noi siamo perennemente presunti infetti. E quindi cade un principio della nostra Costituzione, cioè la presunzione di innocenza. Ormai siamo tutti presunti colpevoli. E questo è un altro grandissimo macigno che io sento gravarmi addosso. L'innocenza a priori dovrebbe essere un mio diritto. Invece io esco e non so quanto vicino passare alle persone, non conosco tutte le norme. Ma a questo punto conviene sentirsi colpevoli. Questo virus è bruttissimo. Non vedo l'ora che si metta il vaccino per abbracciare i miei compagni, per andare a scuola senza mascherina. Così sarà tutto finito, potremo uscire finalmente in libertà. Io ammiro tutto quello che sia l'Italia, ma visto che io vivo in Abruzzo, anche l'amministrazione abruzzese sta facendo di buono, visto che ci stiamo limitando a pochi contagi, anche se siamo una regione molto, molto bassa di popolazione rispetto ad altre. Quindi io penso comunque, visto che sono anche una persona molto positiva, io penso che questo Covid passerà, questi momenti brutti di oscurità passeranno, perché molte multinazionali si stanno impegnando a creare dei vaccini sempre più, con percentuali sempre più alte di buona riuscita. Dobbiamo impiegare il tempo che ci sta venendo concesso con una campagna di sensibilizzazione. Dobbiamo sensibilizzare le nuove generazioni ad un senso di responsabilità e ad un senso civico maggiore. Potremmo innanzitutto prendere i ragazzi d'oggi e imprimere loro i vecchi ideali, gli ideali del rispetto, della solidarietà, della discrezione, del pudore. Sono ideali che si stanno perdendo
e di conseguenza andrebbero ripresi un momento. Insieme a questo il buon senso va forgiato. Non nasciamo col buon senso, in quanto il buon senso è fatto di esperienze. Quindi cosa si può fare? Si può lavorare sulle nuove generazioni, magari anche attraverso la semplice lettura, per far capire loro che la vita non va sempre come vorremmo o non è uno schema ben programmato o ben delineato, perché molto spesso la vita è incertezza, la vita è precarietà e non abbiamo sempre una situazione di sicurezza. Capita di rado che ci chiedano quale sia il nostro pensiero e nel caso in cui venga richiesto c'è sempre questo timore che non possa essere preso seriamente. Quella che stiamo vivendo ora non è una situazione semplice. È vero, abbiamo degli strumenti che ci permettono di comunicare, che fanno sì che questa chiusura che stiamo avendo in noi stessi, perché è così, nessuno può negarlo, non sia una chiusura totale. Ma questo non significa che a noi stia bene. Tanti sono i servizi in cui additano i ragazzi come la causa principale e unica di tutto quello che è accaduto e che sta tuttora accadendo. Ma riaprire le discoteche piuttosto che i bar non è stata mica una scelta nostra. C'era bisogno che si riattivasse l'economia in qualche modo e così hanno fatto. Semplice scaricare la colpa su di noi, ma io mi chiedo, se tanto credevate che non fosse giusto o comunque prudente riaprirle, in quanto si sa in questi contesti è inevitabile che vi sia il contatto gli uni con gli altri, a che pro farlo? Io mi sento in colpa di un qualcosa di cui non dovrei sentirmi in colpa e mi sento in colpa perché gli altri mi hanno indotto a pensare che io debba sentirmi in colpa, che sia il minimo dopo tutto. Ma nulla che non fosse lecito è stato fatto, nulla che non ci fosse stato concesso. Bisogna riconoscere le proprie colpe e come noi ci stiamo assumendo le nostre, bisogna che altre, che anche gli altri si assumano le proprie. Io penso del Covid che ha cambiato tutte le vite di tutte le persone, tutte le famiglie. E cioè, mi dispiace perché qualche famiglia ha perso i propri cari, mi dispiace per loro. E mi dispiace pure perché adesso noi bambini non possiamo fare più come una volta che ci abbracciavamo, giocavamo insieme, mangiavamo il gelato. E dobbiamo trovare questa vaccina più presto, così almeno ci possiamo abbracciare. Purtroppo, credo che in questo periodo noi adolescenti siamo stati messi in una sorta di dimenticatoio. Ogni volta che sento una notizia in TV, oppure anche nuovi provvedimenti del Presidente Conte in TV, non sento mai qualcosa che possa favorire la nostra socialità, possiamo dire. Infatti mi rendo conto, sono molto consapevole del fatto che dobbiamo fare, è doveroso uno sforzo da parte nostra per evitare il contagio del coronavirus. Sono io stesso preoccupato per l'incolumità dei miei nonni o dei miei stessi genitori. Nonostante questo, credo che sia indispensabile, diciamo, creare delle forme di socialità, anche ovviamente con le dovute precauzioni, per noi ragazzi. Questo magari anche a partire dalla scuola, che oltre a, diciamo, una forma di istruzione può essere vista anche come appunto una sorta di forma di socialità tra noi ragazzi, dove possiamo appunto parlare, scherzare, anche se distanziati, ma stando comunque in compagnia. Credo infatti che durante l'adolescenza, ovvero il periodo dove si vuole, diciamo, scappare da casa, evadere da tutto, restare chiusi in casa, fissi a uno schermo, facendo le video lezioni e non sentendo, diciamo, la voce vera e propria dei nostri amici, non guardandoli in faccia, sia veramente negativo per la formazione della nostra persona. Nonostante questo, credo che dobbiamo cercare di vivere la pandemia, come di prendere i lati positivi di questa pandemia e della quarantena che siamo costretti a vivere. Credo infatti che dobbiamo cercare di, stando chiusi in casa, credo che dobbiamo cercare di vedere noi stessi, di trovare le nostre passioni e di affrontare nella migliore maniera possibile. Faccio la didattica a distanza perché io ho avuto i problemi di salute. E meno male che esiste la didattica a distanza, perché almeno così posso vedere i miei amichetti. E ringrazio le maestre. Speriamo che dobbiamo essere forti e speriamo che questo virus se ne andrà via. E
Ringrazio le maestre. La mia generazione sta attraversando un periodo davvero difficile, in quanto ci sentiamo privati della normalità e delle cose che prima da noi erano considerate banali. Quindi da un semplice abbraccio la mattina con i nostri compagni fuori scuola all'allenamento che facevamo nel pomeriggio per liberarci e per sfogarci dallo stress accumulato durante una giornata di studio. La situazione diventa ancora più opprimente con l'istituzione da oggi della nuova zona rossa in Abruzzo, in quanto ci ritroviamo a passare più tempo a casa con sempre meno attività da svolgere, privati ormai di qualsiasi forma di stimolo. E non possiamo fare altro che aspettare che la situazione si risolva, continuando e iniziando magari per alcuni a rispettare le regole per il nostro bene, per quello delle persone a cui teniamo e per quello di tutti. Io ho 10 anni e penso che il Covid sia una cosa molto brutta, perché ha fatto morire molte persone e ci ha mandato in quarantena e non potevamo vedere i nostri amici, abbiamo dovuto fare la didattica a distanza. Anche il lockdown è stato difficile un po' per tutti, per i giovani anche non potersi vedere, per gli adolescenti la didattica a distanza è anche stato un problema. Però da una parte penso che il lockdown ci ha aiutato anche a scoprirci, avendo più tempo per pensare e più tempo per noi stessi, cioè chi magari ha scoperto una passione per lo sport, chi ha scoperto nuovi hobby, e poi un pochino tutti siamo riusciti a stare un pochino di più con la nostra famiglia, cosa che magari non riusciamo a fare per i compiti, poi il sabato di solito usciamo per stare con gli amici, quindi trascuriamo un po' la nostra famiglia. Il lockdown ci ha aiutato magari anche a riscoprirla e stare un pochino con loro. Io ho 8 anni e penso che il Covid è una cosa maledetta, perché ci ho fatto fare le didattiche a distanza e non vedo più gli amici. Spero che il vaccino si trovi in fretta, più presto possibile, e mi dispiace per tutti i morti che hanno preso il Covid, mi dispiace per le loro famiglie e spero che noi dobbiamo rispettare anche un metro, spero che questo vaccino ci aiuterà e così potremo riabbracciare tutti i nostri amici, ci possiamo fare le coccole. Penso che il coronavirus abbia cambiato radicalmente le vite di ognuno di noi e mi ha fatto comprendere il valore delle piccole cose, come per esempio un'uscita con le amiche o di un semplice abbraccio. Però ha reso la vita più difficile di quello che già è, perché oltre a tutti i problemi dal punto di vista della salute, ha recato grandi danni all'economia. Però dal mio punto di vista stanno gestendo male le cose, perché nonostante tutte le precauzioni la situazione è sempre rimasta la stessa. Quindi dovremmo cercare di far evolvere le cose e imparare a convivere realmente con questo virus. Speriamo che se ne vada, che escano i vaccini, che così possiamo abbracciare anche gli altri amici. E perché fanno soffrire anche a noi e anche gli anziani, così almeno non possiamo andare anche a casa degli altri, abbracciare e stare tutti bene, felici e contenti. Una delle situazioni, delle difficoltà che più mi preoccupa è quella della comunicazione, perché io penso che il Covid stia veramente limitando questa. Infatti noi possiamo comunicare praticamente solamente online attraverso i social, e ciò non fa bene all'essere umano, anche dal punto di vista non solo psicologico ma anche dal punto di vista fisico. Le persone sono state private di tutti, appunto, i contatti sociali, cosa totalmente sbagliata, perché appunto l'uomo è un animale sociale, come diceva Aristotele, e privandolo di questi contatti sociali non riesce a vivere appieno, se così possiamo dire, la sua esperienza di vita. Credo che in questa emergenza sanitaria gli alunni, comunque
cui gli adolescenti siano stati abbastanza trascurati. Parliamo comunque di una fetta della popolazione considerevole che sappiamo tutti, che appunto affronta giornalmente diversi problemi che riguardano l'adolescenza. Da questo punto di vista io credo che la scuola comunque non abbia aiutato, non è venuta incontro ai problemi che noi giovani dovevamo affrontare quotidianamente e è appunto un periodo difficile e sembra che persone più grandi che dovrebbero essere responsabili di noi, persone come professori, genitori e anche politici, non sembrano capire la nostra situazione. Viviamo in un periodo in cui noi sentiamo che ci stiano portando via la nostra adolescenza, la nostra gioventù e quando le persone più grandi ricordano questi anni, li ricordano come gli anni della spensieratezza, gli anni delle feste, noi li ricorderemo probabilmente come gli anni delle mascherine e del virus. Questa cosa non durerà per sempre, ma io credo che per affrontarla nel migliore dei modi bisogna mettersi sempre nei panni degli altri per poterla appunto affrontare, combattere questo virus tutti insieme. Io come appunto ragazza ho sentito sin dall'inizio il peso di tutta la situazione, infatti per rispettare le norme si sono chiuse non solo le scuole ma anche le palestre e quindi non è stato più possibile fare sport, in particolare gli sport di squadra. Questo ha portato di conseguenza a privarmi di due delle cose principali nella mia vita, fondamentali nella mia quotidianità. Attualmente la scuola è stata rimpiazzata con la didattica a distanza, ma ovviamente non è la stessa cosa della scuola in presenza. E per lo sport parlo da casa, non è come stare in palestra. Quindi in questo periodo di lockdown mi sono trovata a sentire la mancanza di tutti quegli aspetti della vita quotidiana che io, come tanti altri, giudicavo normali, banali, addirittura venivano dati per scontati, mentre adesso siamo riusciti a capire che erano in realtà per noi molto importanti, quasi fondamentali. Per superare appunto questo periodo nel modo più leggero e tranquillo, se così vogliamo dire, possibile, ho cercato di riadattare la mia routine e facendola sembrare più similmente possibile a quella precedente alla chiusura. Sono stata ovviamente aiutata anche dalla presenza della mia famiglia, che appunto colmato quelle mancanze da parte dei rapporti con le persone, con i rapporti con i miei amici o con i miei conoscenti. Poi un aspetto importante che secondo me, come si ripropone adesso, come è stato a marzo, è sicuramente il fatto che una volta a casa noi ci possiamo concentrare su noi stessi, sulle nostre attitudini, su quello che ci piace veramente, quindi diciamo abbiamo più tempo libero per scoprire qualche nuova abilità, qualche cosa in campi come materie scolastiche o extracurricolari. Ma probabilmente l'aspetto più devastante di questi mesi, almeno sotto l'aspetto psicologico, è stato senza dubbio lo sconvolgimento dei nostri comportamenti quotidiani, che con un virus che si trasmette con la vicinanza e il contatto tra le persone ha determinato l'esigenza di ridurre, se non azzerare in alcuni casi o in buona parte della pandemia, proprio i rapporti sociali che ci caratterizzano da buoni animali sociali, per citare Aristotele, che noi siamo. Non si può considerare meno impattante purtroppo anche l'aspetto derivante dai danni economici, sicuramente irreparabili, che coinvolgeranno inevitabilmente anche le generazioni future. Sono riuscita a dare più spazio a me stessa e ai miei pensieri. Mi sono data obiettivi e ideali nuovi, cosa che non riuscivo a fare nella vita frenetica di tutti i giorni, e sono cambiata molto. Sono riuscita anche a sconfiggere quelle insicurezze che mi tormentavano prima. Quindi sono uscita comunque sempre con un po' di paura, ovviamente, però con una forte speranza.
grazie alla quarantena io, nonostante sia stato anche un momento di tristezza pensando al contesto in cui si trovava l'intero mondo, ma anche il nostro paese, sinceramente mi ha portato a una rinnovazione del mio essere. La mia visione è diventata più razionale, quasi seguendo il logos, anche se non avevo ancora idea di cosa potesse significare. E nel mio caso penso che una seconda quarantena, per quanto possa essere distruttiva dal punto di vista economico, non solo per l'Italia, ma anche in maniera globale, sinceramente mi aiuterebbe dal punto di vista personale a una rielaborazione di nuovo degli avvenimenti, di cosa è accaduto e di cosa sono riuscito a fare. È un tempo che viviamo tutti come ormai un tempo da mesi dilatato, con abitudini di vita modificate, se non ridotte, ecco, soprattutto per i giovani, sono sicuramente nel corso di questi mesi sono delle abitudini di vita fortemente ridotte. Un tempo dove si sono amplificate alcune differenze, alcuni divari, alcune fragilità. Pensiamo al divario sociale che si è andato sempre più intensificando in questo momento di emergenza. Le difficoltà che hanno vissuto molte famiglie svantaggiate, se pensiamo solo alle connessioni, alla data, alla didattica a distanza. È un tempo dove non ci sono neanche più confini netti, stabili, c'è un allentamento dei confini, se pensiamo alla scuola che è entrata nella nostra intimità più familiare, con conseguenze positive e negative. Positive perché ha creato e ha mantenuto viva una connessione proprio tra i nostri ragazzi, e negative perché magari ha portato alla luce difficoltà familiari, magari nascoste, difficoltà di ampio genere. Quindi in questo momento penso che tutti noi dobbiamo avere uno sguardo attento rivolto ai nostri giovani, che soprattutto mi rivolgo alla fascia degli adolescenti, che proprio in questo periodo comunque si trovano limitati nel loro sviluppo e nella loro crescita, no? Nelle tappe fondamentali della loro crescita, dove ha un impatto fondamentale e di rilevata importanza proprio il relazionarsi con il gruppo dei pari, che diventa il loro gruppo di riferimento. E in questo momento ovviamente stanno vivendo in una forte limitazione nel loro sperimentarsi e approcciarsi a un mondo sempre più autonomo, indipendente e adulto. Un ascolto attivo anche importante verso i loro vissuti. Non mi rivolgo solo alle categorie più fragili, che sicuramente hanno vissuto in maniera più amplificata questo momento di emergenza, ma alle vissuti in generale, che coinvolgono tutti i giovani, ma che coinvolgono anche noi in prima persona. Penso che questo momento di serrata ci possa dare anche un momento di riflessione per non dare per sottinteso, per scontato, passaggi importanti che hanno colpito e sacrificato soprattutto i nostri ragazzi. Ho da parlarvi di una cosa alla quale tengo moltissimo, che è la Carta dei diritti della bambina. È una carta che è stata redatta da delle esperte della federazione alla quale appartengo, e infatti io in questa veste sono come past presidente della Federazione Italiana Donne Professioni e Affari di Pescara. Hanno redatto, come dicevo, questa carta, che è chiaramente un importante documento, il documento
forse più è un documento unico dal punto di vista di genere e si occupa dell'attenzione che bisogna dare in maniera particolare alle bambine, perché le bambine chiaramente hanno una peculiarità rispetto all'altro sesso e quindi è importante mirare l'attenzione su alcuni aspetti che la bambina rappresenta nel mondo e soprattutto ad alcuni diritti che lei deve vantare e alcune protezioni che deve in particolare avere. Sono 9 gli articoli, non vi parlerò oggi di tutti gli articoli, ma volevo accennare all'ultimo articolo importante che riguarda proprio il divieto di utilizzare il corpo delle bambine per pubblicità sessiste. Su questo argomento, purtroppo, con la Garante dell'infanzia abbiamo avuto anche occasione di fare già un lavoro, iniziare un lavoro per tutelare le bambine in questo senso e quindi il percorso è già incominciato. Il lavoro sicuramente si svolgerà in armonia e in accordo con la Garante e tanti altri lavori potremmo realizzare anche sulla falsariga di tutti gli articoli che ci indicano varie azioni di tutela e protezione della bambina potremmo mettere in campo. Io voglio fare gli auguri oggi a tutti quanti i ragazzi, tutti i bambini e tutti i ragazzi che sono veramente il nostro futuro, ma soprattutto la nostra forza. E in questo momento abbiamo tutti bisogno molto di forza e di coraggio e di crederci. Ragazzi, crediamoci perché usciremo da questo bruttissimo incubo. Saremo di nuovo una nazione forte, coraggiosa e soprattutto vincente. La difesa dei diritti dei ragazzi è un dovere degli adulti e significa garantire il miglior percorso di crescita possibile. Un percorso che trasmetta loro il rispetto dell'altro, l'importanza dell'educazione, dello studio e del divertimento sano. Ma difendere i diritti non vuol dire imporre il nostro modo di pensare, né sottovalutare le capacità dei giovani. Significa accompagnarli in un processo di autodeterminazione che oggi si scontra anche con l'emergenza pandemica in atto. Oggi chiediamo ai più giovani di assumersi enormi responsabilità, di rispettare regole dure e necessarie. È difficile sopportare questi mesi, rinunciando a uscire con gli amici e a divertirsi all'aria aperta. Il nostro impegno deve essere quello di far comprendere ai nostri ragazzi l'importanza di questa sfida, l'importanza di conciliare condivisione sociale e sicurezza e di vedere nelle nuove tecnologie un'opportunità e non un ostacolo. Se vogliamo crescere una generazione responsabile, siamo noi i primi a doverci responsabilizzare. Oggi è la giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e si celebra la data in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo. Da allora è una ricorrenza importante, una ricorrenza che quest'anno assume un valore ancora più rilevante. In un anno estremamente difficile, in cui voi tutti, insieme alle vostre famiglie, siete stati pesantemente provati da eventi e da dinamiche che ovviamente sono scaturite dall'emergenza sanitaria coronavirus. Una giornata che segue di poco quella internazionale degli studenti. Entrambe però ricordano i valori dell'inclusione e della libertà che la scuola e l'università devono assolutamente garantire. Tra le priorità massime in questo momento emergenziale ci sono proprio le scuole, che sono i luoghi in cui si forma il futuro dei bambini e dei ragazzi. A voi, ragazzi e bimbi, rivolgo questo messaggio, che deve essere ed è un messaggio di vicinanza e di esortazione. Il futuro cammina sulle vostre gambe. È un anno complicato, sì, è un anno complicato, non si può negare. Siete chiamati tutti, spesso, a cambiare abitudini tra pericoli e tra mille difficoltà. Però voi avete una grande capacità, una capacità innata che vi permette di ricreare ogni giorno nuovi equilibri, molto più di quanto sappia fare un adulto. E inoltre riuscite a farlo con la leggerezza e con i vostri sorrisi spiazzanti. Sovente siete un grande esempio per noi tutti adulti. E anche questa volta ne sono certo che vincerete questa faticosa sfida. Da ultimo vi voglio dire che la Regione Abruzzo,
dal canto suo riafferma il proprio impegno, che è un impegno incondizionato, per proteggere e per promuovere tutti i vostri diritti, affinché ogni giorno possiate goderne appieno, specialmente quelli che vivono in contesti di particolare vulnerabilità. Proprio questi sono quelli che vanno maggiormente protetti e tutelati. Una data importante, soprattutto in una fase di pandemia come quella in cui purtroppo siamo costretti a vivere da 6-7 mesi a questa parte, sperando di uscirne presto. I nostri ragazzi purtroppo hanno dovuto cambiare quelle che sono le loro abitudini, perché metti la mascherina, togli la mascherina, disinfetta le mani, collegati col professore, non funziona il collegamento, non possono più fare gli sport che prima facevano, non possono più socializzare come prima con gli amici, e credo che questa cosa sia gravemente... che pesi gravemente sulle loro vite e sul loro futuro. Quindi bisogna dare ai nostri ragazzi un'attenzione ancora maggiore di quella che abbiamo dato finora, proprio perché loro sono e saranno il futuro della nostra regione, il futuro della nostra nazione. Quindi cerchiamo di stare vicino a loro e di cercare di farli uscire in maniera il più indenne possibile da questa fase che tristemente ci coinvolge tutti. Una ricorrenza importante in un anno molto difficile, quello della pandemia, quello del Covid. La ricorrenza attorno ai diritti internazionali dell'infanzia è significativa proprio nel momento in cui la pandemia alimenta ancora di più le disuguaglianze. Disuguaglianze che si evidenziano nei termini del diritto all'accesso alle prestazioni sanitarie, diritto all'accesso alle prestazioni della istruzione e del mondo della formazione e tutto ciò che la pandemia purtroppo porta in termini di conseguenze economiche. Bisogna parlare di nuovo e ancor di più e sottolinearlo con forza di redistribuzione delle risorse, di redistribuzione dei diritti, cioè di accesso ai diritti per tutti, sanità, scuola e formazione e redditi, economia e redistribuzione del reddito che consenta al bambino, all'infanzia, alle persone più fragili di poter vedersi garantito un percorso di vita e di opportunità migliore. Quella di questo 2020 è una giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza molto particolare e acquista un significato ancora più profondo alla luce di quello che sta avvenendo intorno a noi da febbraio ad oggi. Un anno fa non avremmo mai potuto immaginare cosa sarebbe accaduto di lì a qualche mese con il Covid-19 che ha impattato sulla vita dei nostri ragazzi in un modo ancora più lacerante rispetto a noi adulti. Hanno dovuto rinunciare per un lungo periodo all'andare a scuola, incontrarsi con i compagni, socializzare e crescere insieme. Ma hanno dovuto anche privarsi, soprattutto, della spensieratezza e di un pezzo della loro vita che nei ricordi di ognuno di noi fa rima con gioia, allegria e scoperta proprio della vita. A loro va il mio pensiero e il mio ringraziamento, perché hanno mostrato una grande forza di volontà e una grande resilienza. Nella battaglia contro il virus i più giovani hanno un ruolo fondamentale, anche per sensibilizzare i più grandi, e sono certa che continueranno a fare la loro parte per uscire al più presto da questa emergenza. Grazie ragazzi, grazie, ne usciremo presto. La giornata di oggi ci ricorda che i bambini e gli adolescenti stanno pesantemente soffrendo tutte le limitazioni nella fase più importante della loro formazione degli uomini e delle donne del domani imposte dalle misure di contenimento della pandemia. Io sono molto felice però che in questa regione non abbiamo finalmente istituito la figura del garante dei loro diritti che sta operando, seppur tra tante difficoltà, però per farli garantire. I bambini e gli adolescenti
subiscono l'impossibilità in questo momento di fare quello che a noi invece è stato concesso, cioè vivere liberamente le fasi di comunità, della comunità scolastica, dei propri amici, prendere un pallone, andare a giocare, vedersi con le amiche e con gli amici, ma passerà. Noi dobbiamo essere molto bravi a capire le loro esigenze, ad essere pazienti e ad inventare sempre strumenti per farli socializzare, avvalendoci oggi delle nuove capacità tecnologiche. È compito della Regione, del Consiglio regionale, metterci a sostegno di qualsiasi progetto possa colmare questo momento molto difficile per loro, che vengono spesso involontariamente accusati di essere l'oggetto della possibile propagazione del virus. Io credo che non ci sia nulla di male che un bambino voglia giocare, che un ragazzo voglia divertirsi. Lo si deve fare, vanno educati a farlo con tutte le misure di sicurezza possibili. Usciremo da questo brutto periodo e torneremo a sentire la voce dei bambini e dei ragazzi per strada che giocano liberamente come giusto che sia.